Presidente, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, io mi rivolgo a lei in merito alla situazione produttiva ed occupazionale italiana dell'Alstom, che è un gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e di infrastrutture ferroviarie. Recentemente è venuto alla ribalta della cronaca per la mancata autorizzazione alla fusione con la tedesca Siemens da parte della Commissione europea. In Italia il gruppo opera tramite Alstom Ferroviaria in 3 stabilimenti, con un totale di circa 3.000 dipendenti ed un indotto che supera i 5.000. Alstom Ferroviaria rappresenta un fiore all'occhiello del Made in Italy grazie al centro di eccellenza di Savigliano, provincia di Cuneo, dove si fabbricano i treni pendolino, di conseguenza commesse italiane. La produzione dei treni nel sito di Savigliano avviene in quota con un sito produttivo del gruppo Alstom che è sito in Polonia, quello di Katowice. Nel 2017 Alstom Ferroviaria S.p.A. ha attivato un progetto di ricerca e sviluppo concernente la nuova piattaforma di treni regionali. La Regione Piemonte ha compartecipato al programma tramite lo stanziamento di euro 544.000 destinati per il sito di Savigliano. A quanto ci risulta, negli ultimi mesi una quota di produzione crescente si starebbe spostando dal sito di Savigliano a quello polacco. Noi vorremmo sapere se i fatti che ci vengono dalle informazioni, abbiamo avuto un incontro con le associazioni sindacali e le RSU aziendali e ci sono state date determinate informazioni. Vorremmo sapere se questi fatti sono veritieri, quali iniziative il Governo intende intraprendere in merito alla salvaguardia occupazionale e produttiva dello stabilimento di Savigliano, ma di conseguenza di quello che è tutto il percorso dei dipendenti italiani, importante quota produttiva a quello di Savigliano, tenuto conto anche degli interventi pubblici che ha ricevuto, sia a livello regionale sia a livello statale con Industria 4.0. Sarebbe utile per noi infatti capire come, se sarà possibile intervenire, anche alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto dignità, approvato da questo Parlamento, in merito alle misure atte ad evitare la delocalizzazione produttiva di siti incentivati da risorse pubbliche. Grazie. Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Conte, risponde all'interrogazione. Grazie, senatore. Il Governo è a conoscenza delle vicende riguardanti il gruppo Alstom, nonché dell'attivazione da parte della società di un progetto di ricerca e sviluppo. Tuttavia occorre effettuare qualche precisazione. Dopo la notifica alla Commissione europea di una possibile operazione di fusione tra l'Alstom Ferroviaria e la Siemens, avvenuta, come lei sa, nel giugno 2018, il 28 gennaio scorso si è svolto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato a fare il punto in merito al citato processo di fusione e al suo impatto sullo stabilimento della società di Savigliano. La Commissione europea nel frattempo ha espresso il proprio parere negativo rispetto alla fusione tra Alstom e Siemens, riscontrando il rischio di una lesione della concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità. È stato evidenziato infatti che le misure prospettate dalle società all'esito dei primi dubbi circa il possibile impatto negativo dell'operazione sulla concorrenza nel mercato interno dell'Unione non sarebbero state idonee per rimediare alle criticità emerse. Questa decisione, tra l'altro, ha portato proprio in questi giorni, ed è cosa nota anche questa, Germania e Francia a proporre un manifesto inteso a modificare le regole sulle concentrazioni dell'antitrust dell'Unione Europea per favorire fusioni tra società europee. È un'iniziativa che mi permetto di giudicare abbastanza singolare, che si caratterizza per una impostazione ancora una volta bilaterale, nonostante miri ad affermarsi in un contesto europeo. È evidente, infatti, che per pervenire a una modifica delle regole europee in materia di concorrenza appaia inidoneo un manifesto di politica industriale bilaterale tra due pur autorevoli paesi, ma occorre innanzitutto che si apra una preliminare discussione nelle sedi europee opportune, che miri a un sereno confronto tra tutti gli Stati membri per giungere a un progetto di riforma condiviso nel rispetto degli interessi di tutti i cittadini europei.
In definitiva, confermo l'impegno del Governo a monitorare le attività dell'Alstom onde prevenire criticità nello stabilimento di Savignano che rappresenta un'eccellenza nel settore ferroviario italiano. Preciso inoltre che il 7 aprile 2017 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il MISE, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il finanziamento di un articolato programma di ricerca e di sviluppo finalizzato alla messa a punto di tecnologie innovative per la costruzione di diverse tipologie di treni. Questo governo dunque continuerà a porre la massima attenzione su questa vicenda, posto che rientra tra i principali punti dell'azione governativa frenare, contrastare anzi le delocalizzazioni che hanno caratterizzato per anni questo Paese. A tal ultimo proposito evidenzio che uno dei primi provvedimenti normativi di questo governo, lo ricorderete bene, è stato il cosiddetto decreto dignità, che non solo, attenzione, sta modificando la struttura del mercato del lavoro in favore di rapporti più stabili e sono e mi riferisco agli ultimi dati appena diffusi dall'INPS, ma ha previsto anche il medesimo decreto l'obbligo per le aziende che abbiano ottenuto aiuti di Stato al fine di effettuare investimenti produttivi di non trasferire per 5 anni in paesi extraeuropea, Unione Europea, l'attività economica che ha beneficiato del sostegno pubblico e che in caso contrario altresì previsto la decadenza del beneficio concesso nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Grazie. Interviene in replica il senatore Bergesio per 2 minuti. Grazie Presidente, grazie per la disponibilità e soprattutto per i chiarimenti. Noi crediamo che questo dell'Alstom di Savigliano nella sua soluzione può essere l'inizio di una nuova politica di difesa, come ha detto bene prima, della produzione industriale italiana e anche di conseguenza dell'occupazione. Noi eravamo convinti, quando abbiamo approvato questo decreto dignità, che non fosse solo il titolo di un decreto che è stato approvato e trasformato in legge da questo Parlamento, ma che legittimi nella sua applicazione la vera dignità, che è quella delle imprese e dei lavoratori, a cui il legislatore, cioè tutto il governo, si è ispirato sin dall'inizio. Perciò noi auspichiamo che venga monitorato questa tipologia di intervento e soprattutto l'attività di questo gruppo in favore dei suoi lavoratori, ma anche di tutto un indotto, delle imprese che vi lavorano. Grazie.